Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA a questo quarto appuntamento con la collezione dei miei Blu-ray. Li potete vedere qua, sto usando la mia GoPro, quindi se vedete, diciamo, una visione un po' arrotondata, nel senso del tipo, si chiama fish vision, tipo a occhio di pesce, cioè vedete tutto a palla. Non vi spaventate perché è il tipo di visione che ha questa telecamera, quindi diciamo che faccio una cosa un po' diversa. Quindi, bando alle ciance, ricominciamo con un'altra trilogia, che vabbè, adesso non è più una trilogia, I Pirati dei Caraibi, rilegata in questo cofanettino. Se vogliamo, troviamo i tre titolozzi: il primo, La maledizione della prima luna, La maledizione del forziere fantasma, il secondo, e I confini del mondo col mitico Johnny Depp. Mettiamolo qua. Poi qui abbiamo sempre il quarto, che è l'ultimo uscito, I Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare, che però l'ha fatto un altro regista, che vabbè, non mi è piaciuto tantissimo, ma vabbè. Poi andiamo avanti con un'altra saga, ovvero Underworld, La ribellione dei Lycan, Underworld, questo è vero, il primo, quell'altro era un prequel, Underworld Evolution, scusate, e Underworld il risveglio, che mi ha fatto un po' schifo, però vabbè. Poi abbiamo Final Fantasy, signori, questo è forse uno dei miei film preferiti d'animazione, veramente. Anche se è uscito tanto tanto tempo fa, è ancora fatto davvero da Dio, soprattutto in Blu-ray. Io sono leggenda con Will Smith. Poi G.I. Joe, La nascita dei Cobra. G.I. Joe, La vendetta, questo è l'ultimo, uno degli acquisti che ho fatto alla fine di agosto. Il Cavaliere Oscuro, edizione due dischi. Mi manca Begins. E Il Cavaliere Oscuro, il ritorno, anche questo, edizione due dischi. Poi Star Trek Special Edition, che non ha niente di special edition, cioè due dischi e basta. Terminator Salvation Extended Cut, la versione estesa. Il mitico Avatar, Hellboy, questo è Hellboy The Golden Army, il secondo, Dead Race, sempre la versione estesa. Dead Race 2, che in realtà è un prequel del primo, e adesso hanno fatto un 3 che praticamente è un sequel del secondo. Praticamente uno si fa un trip ora di capire tutto questo. The Transporter, Transporter Extreme, che sarebbe il secondo, e Transporter 3. Questo film ha un piccolo difetto, che sulla PlayStation 3 non vuole funzionare, non so perché, boh, fa dei rumori strani. Codice Swordfish. Chi l'ha visto, chi non l'ha visto, lo guardi. Anche questo, Siriana con George Clooney. E Doom. Film di Doom, vabbè. Poi andiamo a prendere l'altro malloppone. Venerdì 13, questo è praticamente un dopo di tutto, da quello che ho capito, o un prequel, vabbè, non mi ricordo, uno dei due. Comunque io questi ce li ho tutti, quelli vecchi, in DVD. Il tredicesimo piano, Fantasmi da Marte. Spider-Man
Speed Racer. Babylon AD con Vin Diesel. Una notte al museo. Una notte al museo 2, La fuga. Poi qua abbiamo una bellissima trilogia con la scritta Rambo in più o meno un po' in rilievo, che è la trilogia di Rambo, che si presenta praticamente in questa maniera qua. Adesso non sto qua a togliere, anzi aspettate che praticamente si rappresenta così. Ecco una bella collettorina. Ho sentito un po' di bordello che devo rimettere dentro. Poi John Rambo, che è praticamente il 4. Universal Soldier The Return. Il primo non l'ho trovato in Blu-ray, ma ce l'ho in DVX. Universal Soldier Regeneration, che è praticamente l'ho preso per errore. Doomsday, il giorno del giudizio. Shooter, dal regista di Training Day. Per chi l'ha visto. World Invasion non è guerra, è sopravvivenza. Sembra tipo un gioco. Green Zone con Matt Damon. E per finire la quarta parte abbiamo Jumper senza confini. Ok, qua abbiamo tutti i film della quarta parte della mia collezione di Blu-ray e niente, qui vi saluto e vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao a tutti ragazzi da Genetic DNA.